Benvenuti in questo nuovo video in cui faremo vedere come portare a telaio il motore della 500. Lo smontaggio della testata lo puoi vedere nel video precedente. Cominciamo smontando la coppa dell'olio che è fissata da 1 milione di perni da 10 su tutta la cornice. Per una maggiore precisione del rimontaggio e stabilità mentale consigliamo di etichettare i vari dadi e perni. Per far staccare la coppa qualora fosse bloccata, inserite una spatola tra la coppa e la guarnizione e con un martello la fate scollare. Svitiamo i due dadi da 10 che fissano il pescaggio dell'olio. Prima di smontare il cilindro e il pistone, per evitare rigature, abbiamo soffiato via le impurità e riempito i cilindri con del diluente. Procediamo con lo smontaggio dei pistoni, quindi chiave da 13 e svitiamo i due dadi sulla biella. Sfiliamo il cilindro e il pistone. Occhio a non scambiare le bronzine superiori con quelle inferiori. Ripetiamo l'operazione per il secondo pistone. Con una chiave da 13 smontiamo la pompa a benzina C fissata da due dadi e la relativa asta. Adesso rimuoviamo la staffa della dinamo, anch'essa fissata da 4 dadi da 13. Proseguiamo con lo smontaggio dello spingidisco, quindi con una chiave da 10 rimuoviamo i 6 perni. Martello, cacciavite e apriamo le alette che fissano i perni. Prendiamo un perno e lo blocchiamo tra il monoblocco e il volano per consentirci lo smontaggio dei 6 perni da 13 che ancorano il volano all'albero motore. Cambiamo lato e smontiamo i 6 perni della puleggia. Adesso non ci resta che svitare il dado da 32 fissato a morte. Quindi mettiamo il bussolotto tra il contrappeso dell'albero motore e il monoblocco. Non ci resta che uscire fuori la superforza e sbloccare il dado. Ovviamente non abbiamo controllato la superforza e si è devastato il banco. Possiamo proseguire. Apriamo il carter della distribuzione. Proseguiamo rimuovendo gli ingranaggi della distribuzione. Possiamo sfilare i cuscinetti di banco e l'albero motore.
the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. Almeno questo non è spaccato. Smontiamo il basamento dello spinterogeno fissato da un dado da 13. Adesso non ci rimane che sfilare l'albero a camme facendo leva con un cacciavite. Anche se in totale confusione, abbiamo tutto pronto per il lavaggio e la rettifica. Grazie per la visione del video. Come sempre, se ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al nostro canale.